Eccellenze benedettissime, carissimi, cari sacerdoti, cari scuole, illustri autorità, distinguesi di autorità civili e militari, cari fedeli, cari compagni, cari nonni, cari amici, abbiamo ascoltato le letture sante che sono tradizionali nella festa di Don Bosco, abbiamo ascoltato tante volte. E tra queste letture io vorrei fermarmi a commentare soprattutto due, la lettera di San Paolo ai Filippesi e poi il Vangelo, sull'amore, sulla benevolenza, sulla salvaguardia, sulla tutela dei bambini che stanno dando cuore al Signore e che sono, abbiamo sentito ripetere tante volte, il tesoro dell'umanità e il futuro della società. C'è questa lettera ai Filippesi, questi suggerimenti di San Paolo che sono stupendi, che Don Bosco ha costituito quasi come un motto per il suo programma di vita. Innanzitutto la parola rallegrarvi nel Signore sempre. Soprattutto questa esortazione è un vero stemma, un motto della vita, della passione educativa di Don Bosco. Un programma di vita che ha comunicato in maniera contagiosa e prodigiosa ai giovani di tutto il mondo, partendo dal Piemonte, venendo qui in Liguria, venendo a Lazio, venendo a Ferrara, a Pisa, eccetera. E poi partendo da Genova, andando alla fine del mondo, in Argentina, Buenos Aires, in Patagonia, in tutto il mondo, in Cina, in Mongolia, in Oceania, in Indonesia, eccetera. E l'allegria propria dello spirito contagioso di Don Bosco, del carcere di oratore, degli istituti di Don Bosco, Papa Francesco, alcune frasi bellissime, la sua esperienza come allievo dell'Istituto Salesiano di Buenos Aires, questa è la cavana, Buenos Aires, è una allegria che testimoniava anche San Domenico Savio quando diceva ai suoi conoscenti e amici: noi facciamo consistere la santità nello stare molto allegri e nel compiere bene i nostri doveri quotidiani. Questo è anche il programma di vita di Santo Domenico Savio. Un'allegria pulita che non lascia amarezza, la gioia di cui parla tanto insistentemente Papa Francesco, di non lasciarci andare la gioia, la speranza, non lasciarci andare in depressione, perché la benevolenza del Signore e l'amore della comunità credente, della comunità cristiana, è più forte di tutte le prove a cui possiamo essere sottoposti. Diceva il libro di Sedace, la prima lettura: fidiamoci al Signore ed Egli ci salverà, ci condurrà, ci accompagnerà. Ve lo ripeto ancora, rallegratevi. San Paolo insiste su questa raccomandazione, che è una raccomandazione fatta a noi, fatta a me, fatta a tutti, fatta ai vescovi, come fedeli, ai sacerdoti. Dobbiamo essere e apparire cristiani felici, gioiosi. Dobbiamo, anche come anziani, io ho compiuto da poco 80 anni, dobbiamo avere un volto felice, perché un volto felice è un volto giovane che ispira fiducia. Soprattutto se la benevolenza, verso i nostri fratelli e sorelle è non solo nelle parole, negli occhi, nei gesti, nel dialogo che sancisce una alleanza fraterna, un amore sincero, una benevolenza sicura e protettiva. Testimoni della gioia sono i cristiani autentici e ci capita di incontrare tanti di questi cristiani. Abbiamo avuto due grandi testimoni della gioia, dei due papi canonizzati
pochi mesi fa da Papa Francesco. Cioè, San Giovanni XXIII, il Papa Buono, lo ricordo bene, e San Giovanni Paolo II, che tutti abbiamo amato e ammirato, fascinatore del gioco. Ci capita però spesso di incontrare anche dei volti non felici, segnati da rughe o da righe di tristezza. E a questo proposito, ascoltate un rimprovero, vorrei fare sentire un rimprovero di Georges Bergamot, il famoso autore del Diario Culturale di Campania, grande scrittore francese, che proprio diceva ai cristiani: ma dove diavolo avete nascosto la vostra gioia a vedervi così tristi? Non si direbbe che a voi, proprio a voi, discepoli di Cristo, è stata promessa la gioia del Signore, una gioia, come diceva Gesù, che nessuno vi potrà rubare. Un'altra espressione molto bella di San Paolo è questa: il Signore è vicino. La prima lettura ce l'ha ripetuto, era l'insegnamento che i profeti davano al popolo prediletto di Dio, il suo popolo, a Dio così vicino come noi. E i nostri papi, soprattutto vorrei citare Papa Benedetto, ricordate quante volte Papa Benedetto XVI, Papa Ratzinger, carissimo, indicato, Papa Ratzinger ci ha detto: il Signore è vicino, Dio è vicino, Dio è nostro amico, sentite Dio vicino. Ci hanno fatto sentire la percezione, avevano la sensibilità di un Dio vicino, di un Dio amico di ogni persona umana, di un Dio ricco di benevolenza e di misericordia, sempre pronto a perdonare, a riaccogliere, ad arricchirci dei suoi doni. Dio vicino. Quante volte Papa Benedetto ci ha fatto sentire Dio vicino, un grande intellettuale, un grande artista, un grande amico di Dio e amico dell'umanità. Un'altra raccomandazione di San Paolo: esponete a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. La preghiera, l'insistenza sulla preghiera. Senza preghiera, diceva Don Bosco, c'è un grande pericolo di cadere nel baratro. Questa esortazione è fondamentale per l'indirizzo della vita cristiana. Senza preghiera l'anima manca di respiro e di aria pura e banalizza la sua vita. La preghiera, che è stato il nutrimento di Don Bosco e dei santi, alimenta l'autentica vita dei figli di Dio. Ricordate che Don Bosco ha insegnato questo ai suoi ragazzi, i ragazzi di Don Bosco andavano in chiesa a pregare e a volte Don Bosco entrava nella basilica di Maria Auxiliatrice in Torino, davanti al grande quadro di Maria Auxiliatrice, e vedeva delle macchie nere attaccate in alto al quadro di Maria Auxiliatrice. Poi si avvicinava e guardava bene, erano dei ragazzi che erano balzati in alto e si erano avvicinati a parlare, a dialogare con Maria Lucia. Ci ha visto anche questi miracoli che posso nella sua esperienza. E mi ha fatto piacere che una volta ero in Giappone, in un istituto delle figlie di Maria Lucia, di Tokyo, e c'erano delle bambine che mi hanno portato in un momento in chiesa dove non c'era quasi nessuno, e mi hanno detto: venga fuori, ci sono delle bambine, queste bambine sono bambine buddiste, non cattoliche, però vanno in chiesa a pregare, seduta alla bandiera loro, hanno cominciato così a pregare, anche le bambine, a Bangkok, i bambini italiani.
l'insegnamento della preghiera, la fiducia in Dio, una fiducia alimentata dallo spirito di preghiera. Lo spirito di preghiera che fa superare le difficoltà, che aiuta a diventare grandi. Io ricordo l'esempio di Zeppelino da Mucuraccio, andato a verificare delle pampas al Tempino, un ragazzo di 20 anni che voleva essere un grande cacciato, che voleva diventare prete per evangelizzare i suoi concittadini, no? Mentre nella sua tribù, questo ragazzo. E così i ragazzi, per esempio, per l'oratore di Salesiano, di Cracovia, che sono stati trucidati sulla piazza di Dresden dai nazisti, proprio perché ragazzi di preghiera e di catechismo, che coraggio, però la preghiera mi ha fatto vincere anche le persecuzioni più crudeli. Qui si vede l'aiuto, la risorsa personale della preghiera, però la preghiera è anche una risorsa per tutta l'umanità. E Papa Francesco ci invita un giorno a pregare per lui, ci ha invitato in un'occasione solenne e anche ultimamente proprio dalla finestra del Palazzo Apostolico di Piazza San Pietro, a pregare per la Siria, per la pace di Medio Oriente, per l'Ucraina, per la riconciliazione in Ucraina, no? Per le terre sfratte, ancora che non parliamo, poi, per certi paesi dell'Africa, adesso abbiamo anche assieme il nostro vescovo Cesano, il nostro Careto, abbiamo anche un vescovo del Madagascar, non è proprio Africa, ma è dall'altro, il vescovo Cappuccino, che ha voluto venire a celebrare il mondo, crediamo anche per l'altro. Cediamo un respiro universale alla nostra preghiera, ricordiamo. Pensiamo solo a noi, ai nostri momenti, che sono tanti, a volte preoccupati, ma pensiamo, ricordiamo, al tirare il mare verso il mondo intero. Permettetemi ancora qualche minuto sul Vangelo di oggi. Il Vangelo che ci presenta e mette al centro i bambini. Quelli che devono nascere, quelli che appena anni, piccoli, quelli che stanno crescendo. Abbiamo sentito, ogni sera quando abbiamo il telegiornale, sentiamo anche delle strage di bambini, mai possibile, sentiamo delle cose innominabili, fatte proprio in scoperte, io ho fatto prima, scoperte in gioco. Il dono dei bambini, l'accoglienza dei bambini incomincia anzitutto dallo sposo, il papà e la mamma, poi passa nelle comunità, nella comunità locale, passa nella società attraverso tanti modi di provvedere alla salute, alla crescita, all'istruzione dei bambini, pensiamo agli asili nido, ai centri educativi, che i nostri centri educativi ricordano, i centri per il polimico, fino alla formazione professionale dei giovani, all'assicurazione di uno sbocco lavorativo in questo tempo grande disoccupazione dei giovani, di distacco dei giovani dal lavoro, eppure il lavoro è stato la passione fondamentale che non posso, come sapete, ha fatto il primo contratto di lavoro per un giovane che era nella Torino pre-industriale. Dobbiamo realizzare una società che faccia respirare alle famiglie, ai bambini, aria pura e un insieme di realtà positive. La festa di Don Bosco ci richiama tutte queste realtà, tutti questi valori e ci impegna nelle nostre distinte responsabilità a lavorare perché questi valori non vengano perduti, non vengano obliterati. Allora ognuno di noi nel
il posto che occupa partecipa alla costruzione di una società che dia speranza alle nuove generazioni. Dunque i membri della famiglia salesiana sono chiamati a portare avanti questa eredità, questo programma di non voglio. Ma ognuno di noi, ogni papà e mamma di famiglia, ogni nonno e nonno, se rimaniamo saldamente ancorati a questi valori, noi costruiamo una società sana, un mondo dove il bene supera il male e dove i briganti, i corrotti, i falsi, i potenti vengono smascherati dalle loro stesse azioni di malvagio e non riescono a confondere il regge di Dio. Maria Lucia dice, che venga su di noi con terre solicitudini, che ha guidato e ispirato Don Bosco, ci accompagni per realizzare questi buoni propositi. A lei vorrei rivolgere una brevissima preghiera che Papa Benedetto ha recitato a Fatima, dove io avevo accompagnato in visita con il suo segretario di Stato. Nel 2010. Oh Maria, la tua presenza faccia rifiorire il deserto delle nostre solitudini e brillare il sole sulle nostre oscurità. Faccia tornare la calma dopo la tempesta, affinché ogni uomo veda la salvezza del Signore, che ha il nome e il volto di Gesù, riflesso nei nostri per sempre uniti al tuo.